Salve e bentornati su Viral Top Italia, il canale del mistero. La stragrande maggioranza dei casi di apparizioni spettrali parla di entità passive, sfuggenti e timide, che in generale non spaventano mai intenzionalmente. Tuttavia, ci sono altri tipi di entità che riescono a far sentire la loro presenza in questa dimensione in modo violento ed aggressivo, provocando non solo alterazioni mentali e psicologiche, ma attaccando fisicamente le persone, causandone tragedie e morte. Mettetevi comodi, amici miei, perché oggi in Viral Top vi mostreremo i casi di apparizioni spettrali più aggressivi e terrificanti della storia. Buona visione! Questa enorme villa situata nella periferia di Londra ha una storia che sembra presa da una favola per bambini. Quando fu costruita, dovettero abbattere un'immensa porzione di foresta dove si diceva che vivesse una strega malvagia. Secondo la storia, quella strega apparve in sogno all'uomo che ordinò la costruzione della casa e gli disse che la stanza nell'angolo sinistro del piano superiore sarebbe stata per lei e che nessuno avrebbe mai dovuto provare a dormire lì. A quel tempo, il progetto della casa non era ancora pronto, quindi l'uomo cercò di non costruire nessuna stanza in quella zona. Diversi anni dopo, nel 1840, la casa fu venduta ed il nuovo proprietario decise di effettuare dei lavori di ristrutturazione. Uno di questi lavori era trasformare quell'angolo della casa in una stanza spaziosa e lussuosa, ma quando finì, venne a sapere della presunta maledizione che la strega aveva inflitto all'ex proprietario. Sebbene fosse un uomo che non credeva a questo tipo di storie, decise di non correre rischi. Quindi, prima di assegnare la stanza ad uno dei suoi parenti, assunse Sir Robert Warboys, un famoso gentiluomo di 20 anni che era in attesa di ricevere la benedizione per potersi sposare con una delle sue figlie. Quindi, gli disse che se avesse occupato la stanza per una settimana, avrebbe accettato la sua proposta. Sir Robert accettò la sfida, ma si armò di pistola e campanellino e disse che se qualora avessero sentito il campanellino significava che era sotto attacco da parte della strega. All'alba sentirono il suono della campana seguito da colpi di arma da fuoco. Giunti nella stanza trovarono Sir Robert disteso a terra, con enormi ferite sul corpo, un'espressione di terrore sul viso e senza alcun segno di vita. Questo fatto terrorizzò la famiglia, la quale decise di lasciare la casa per sempre. Nel 1917 la casa era abbandonata e due marinai di nome Edward Blowden e Robert Martin decisero di passarvi la notte. Scherzando, Robert disse che avrebbe passato la notte in quella stanza, ma Edward non gli prestò attenzione. Qualche ora dopo, Edward si svegliò dopo un forte colpo e quando riaprì gli occhi vide che Robert aveva forzato la porta di quella stanza. Quando si preparò a entrare, fu spinto violentemente da una forza invisibile e perse conoscenza. In quel momento, Edward decise di uscire e cercare aiuto. Pochi minuti dopo, ritornò in compagnia di due poliziotti che rimasero terrorizzati nel vedere il corpo di Robert, attaccato da quello che sembrava essere un enorme animale selvatico. Da allora, la casa è stata abbandonata e l'accesso al secondo piano fu sigillato per sempre. Da alcuni anni la casa funziona come biblioteca, solo al primo piano, con il divieto da parte della polizia di pernottarvi o di andare al secondo piano. Secondo quanto riferito, si sentono ancora strani suoni, tra cui quello della campana terrificante.
Questo caso è avvenuto in Brasile nel 1965 e la vittima era una ragazzina di 11 anni di nome Maria José Ferreira. Risulta che, da un momento all'altro, Maria cominciò ad essere attaccata da forze invisibili, causandone molta sofferenza. Gli attacchi avvenivano in qualsiasi momento della giornata e sia la sua famiglia, sia i suoi insegnanti e i compagni di classe ne furono testimoni. Le cose presero una brutta piega, tanto che la Chiesa accettò di eseguire una serie di esorcismi su di lei, peggiorando la situazione. Gli attacchi alla bambina aumentarono a tal punto che i suoi vestiti e i suoi capelli iniziarono a prendere fuoco dal nulla. Ella soffrì questa situazione per più di 5 anni. Un pomeriggio, su consiglio di un vicino, la famiglia accettò di far curare la ragazza da un medium abbastanza famoso, il quale, una volta analizzato il caso, disse che la ragazza era stata una strega in una vita precedente, causando dolore e morte a molte persone, le quali anime erano ritornate dall'aldilà in cerca di vendetta. Secondo il medium, non c'era nulla che potesse essere fatto per impedire a questi spiriti di tormentare la bambina. Quindi, pochi giorni dopo, stanca di questa situazione, Maria José decise di porre fine alla sua vita, gettandosi da un ponte. Nel 2011, una donna di nome Lisa affermò che la sua casa era infestata da un'entità. A conferma di ciò, pubblicò un video su YouTube in cui si vedono diversi oggetti muoversi da soli. Lisa riferì inoltre che l'entità iniziò ad attaccare i suoi figli e che causò persino la morte dei suoi 2 cani. Il video attirò l'attenzione di un famoso spiritista di nome Derek Acora, il quale decise di offrire il suo aiuto. Pochi giorni dopo, Derek arrivò in casa di Lisa e dopo alcune sedute spiritiche affermò di essere in grado di comunicare con lo spirito che stava causando questi problemi. Secondo lui, si trattava dello spirito di un uomo di nome Jim, che non sapeva di essere morto e che stava cercando di espellere la famiglia da quella che considerava essere ancora casa sua. Dopo diverse sessioni, Derek riuscì ad espellere lo spirito aiutandolo ad attraversare la luce eterna. Da allora, Lisa e la sua famiglia dicono di non aver mai più sperimentato alcun tipo di attività paranormale. Questo è tutto per ora, amici. Vi ringrazio molto per aver visto il video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di dare like e condividere, di seguirci ed attivare la campana. Prego, lasciate un commento. Se volete, seguiteci sulle nostre pagine social che troverete in descrizione. Abbiamo creato un gruppo su Facebook, entrate a farne parte. A risentirci alla prossima, un saluto da parte dello staff di Viral Top Italia.